cambiamento climatico è fuori controllo. Sulla penisola italica si registrano temperature di 50 gradi, al suolo 55, con IVA 63. I termometri esplodono come gasdotti e i cittadini si gettano nei vulcani attivi per trovare l'agognato refrigerio. L'anomala calura estiva costringe a rinviare di ben 6 mesi i giochi invernali. Persino i liquidi della Banca Centrale Europea sono evaporati e gli esperti ammoniscono: solo col MES staremo freschi. Migliaia di pinguini migranti dall'Antartide sono già nel Mediterraneo, mentre i fiumi ormai figurano come strade consolari. E potrebbe andar peggio, potrebbe non piovere. Di questo passo ci aspetta un futuro amaro senza ghiaccio. Anche il pontefice invoca l'intercessione della Madonna accalorata e cita il Vangelo secondo Matteo. È più facile per un cammello passare per la cruna d'un ago che per un euro 4 entrare a Milano. L'Occidente illuminato ma a basso consumo è già in piena transizione ecologica anche sul fronte bellico. I carri armati Greta Bard a motore elettrico si appropinquano silenziosi alle linee bolscevichiche per poi esplodere. Avremo presto una terza guerra mondiale totalmente ecosostenibile. I funghi atomici saranno rigorosamente bio e le perdite umane a chilometro zero. Il pianeta scotta, ma a qualcuno piace caldo. Il carbonico negazionista climatico intossica con le sue medievali emissioni e alimenta le nostre ecoansie. Poche storie. In questa guerra c'è un riscaldatore e un riscaldato. Qui non si creano nuove paure, si riciclano. Porre domande rilascia mefitica anidride carbonica. Tacere salva le foreste. Il caldo è come il genere, conta ciò che si percepisce. La controffensiva è cominciata, gridano i balilla del clima, martiri asfaltati sulla strada della vittoria. Consumatori, denunciate il vicino che non suda. Lasciatevi inculcare la sostenibilità. Se brucia è il cambiamento climatico. La natura verrà ripristinata. Salveremo il panda dai pandini. Schermeremo il sole coi soloni. Imporremo il verde coi verdoni. L'essere umano ha un solo bivio dinanzi. C'è l'afa o non c'è l'afa? Thank you.